Appassionati, amanti, curiosi della voce, ecco a voi il nuovo stuzzichino col coach. Oggi faremo degli esercizi sugli attacchi, l'inizio del suono, ma soprattutto delle applicazioni al canto con l'uso del pianoforte. Possiamo considerarlo un riscaldamento, una preparazione all'esecuzione. Sapete che io considero allenamento qualsiasi atto vocale svolto durante la giornata, dal risveglio con un inizio dolce, a ciao mamma come stai, a faccia di gomma e lingua sciolta, insomma, presumo che voi arriviate al pianoforte, alla preparazione della vostra arte vocale, con qualcosina di già allenato per quanto riguarda la voce. Se non avete un pianoforte, scaricatevi un'app sul telefono, sul tablet, insomma, in modo da avere qualche strumento che vi dia la nota di riferimento. Dai, cominciamo. Solito inizio. Su nota comoda. Cosa vuol dire nota comoda? Zona medio-bassa della tua estensione. La mia è qua. Un baritono. Un basso. Più o meno. Soprano. Femminuccia. Né troppo al limite estremo dei bassi. Dislocazione troppo bassa della laringe. Non mi è comoda. Né ovviamente troppo alta, sono tirato come una bestia, non è un inizio confortevole. L'inizio del suono, quindi, come deve essere? Coordinato, preciso, pulito, leggermente lavorato e senza spinta. Non è normale, la normalità è doverlo lavorare. Ma tutti gli inizi del suono sono con N? Ma certo che no! Saranno con tutto quello che suona, con tutte le vocali, con le consonanti sonore, ma quelle poi le applichiamo al brano di cui ho bisogno. Dover lavorare l'inizio del suono, l'attacco. Per farlo preciso, non è una disgrazia che ti è capitata, è la normalità. Per natura non siamo equilibrati, non siamo precisi, non siamo coordinati. Se sbagli l'inizio del suono, per carità, poi il resto lo puoi anche sistemare, ma mi dispiace perché se mi sbagli l'attacco lo sente pure tuo nonno sordo. Vado avanti, sciolto l'attacco, la nota comoda, mi muovo. Ottava, prematuro, vabbè, fai una quinta. Quando è sciolta ti allarghi e cominci con le vocali. A me piace provare con una U che mi proietta molto e mi lavora il palato. Cosa vuol dire proiettare? Che lo devi portare fuori. Deve uscire fluido. Se ti blocchi, torna indietro. Stai giù, muco, catarro, un po' di sporco, deglutisci, riparti, deve venire sciolto, non viene sciolto, abbassa, dove trovi i blocchi, torna indietro e sciogli. Musica. I'm just the pieces. Too much low will kill you. Sì, la faccio un tono sotto. Sol, fa. Per il karaoke meno 2. Ci sono sconfitte peggiori nella vita. Siccome ci farò un non si canta come avete capito chi, ne parleremo. L'attacco dell'inizio della strofa. I'm just the pieces. Dolce, pulito, simultaneo, leggero lavoro. Lo porto su e vado. Gli attacchi sono tutti così? No, non è detto che siano tutti dolci gli attacchi, però attenzione.
leggermente aspirato. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci ho messo un po' di aria. I'm just the pieces. Non è proprio di mio gusto, però se vuoi fare il sensualone, mettere un po' di aria, far passare un po' d'aria fra le corde, non vuol dire smetterla di piangere. Non vuol dire non fare più la nota, vuol dire fare un attacco sì leggermente aspirato, ma di base c'è sempre la nota, c'è sempre questo, c'è sempre l'attacco dolce detto simultaneo, c'è sempre questo tipo di preparazione, attacco glottale. I'm just the pieces. Anche questo non ci sta benissimo per questo brano, però più duro, è un attacco più da Metallica. Non è così duro da perdere però la nota, non è così come l'aspirato, non è Fantozzi. Quindi dentro l'ingrediente pianto, l'ingrediente impostazione, chiamiamola classica, c'è sempre I'm just the pieces col fry. Anche questo fry è un fry con una grossa componente di intonazione, una grossa componente di suono che gira sopra. Non è I'm just a piece, altrimenti l'ho proprio annientato a livello melodico. Quindi se c'è nota, c'è impostazione e impostazione in alto, altrimenti I'm just a piece. Ecco, qui l'ho tolta completamente la nota. Saliamo, ritornello. Too much love will kill you. Non arrivo qui sbarcando direttamente da Marte. Cerco di prepararlo come un po' con l'arpeggio, magari lo glisso in giù che mi liscia un po'. Faccio una vocale piccola. Qui ho anche un attacco tremendo perché attacca con tu non è proprio l'attacco più comodo, la vocale più comoda, la devo molto portare in avanti, la devo proiettare, ricordatevi, primo dogma, deve uscire. Se stai bloccato non vale. Solitamente è più comodo schiarendo, usando gli zigomi, solitamente, non siamo tutti uguali. Capita che l'allievo, o chi, uno diverso da me, possa, tirando sugli zigomi e schiarendo, schiacciare troppo la nota. Va bene, lo facciamo un po' più scuro, lo facciamo addirittura un po' più basso magari. Quindi, preparare l'attacco. Cambiare il testo, usare solo vocali. Solitamente è più facile da fare uscire rispetto a qualsiasi altro fonema. Quindi prima lo faccio con delle vocali, con la vocale IE che mi proietta molto bene, mi fa uscire molto bene, e poi ci metto le parole, quelle giuste. Too much love will kill you. Quindi smonto la situazione, la semplifico, riduco i volumi, scendo per non irrigidirmi, proietto, porto in avanti, solitamente zigomi, ma non è tassativo, non siamo tutti uguali, la laringe sale sulle note alte, si abbassa sulle note basse, la posizione un po' più alta o un po' più bassa, quella può essere soggettiva. Non ne parliamo nemmeno dei gusti, quindi vengono dopo ancora. Quindi semplificare per raggiungere il risultato desiderato. Sappiamo che ci sono vari passaggi. I passaggi più semplici non sono sempre bellissimi e non sono sempre il nostro desiderio finale. Il nostro desiderio finale va raggiunto. Perché? Perché se metto subito davanti il mio desiderio, spesso mi ritrovo a spingere, a forzare, a diciamo sovrastrutturare la situazione, che invece prima devo rendere più semplice dal punto di vista non artistico, fisiologico. Distorsione con nota.
È lo stesso mondo del canto pulito, c'è sempre la nota più la distorsione. Too much love we kill you, too much love we kill you. Ma ci arrivo step by step come sono arrivato col pulito, cioè come ho alleggerito il pulito. Allo stesso modo dovrò fare con la distorsione. Prima faccio una distorsione più leggera, tipo. Imparo a gestire questa compressione su un suono molto piccolo, in una nota umana. Poi alzo. Bene, ritorno al pulito. E con un bel volume, perché alla fine dovrò fare una distorsione con un certo volume, perché la distorsione a volumi bassissimi non si può sentire. Quindi ritorno al pulito con un buon innesco, con un buon volume, quindi devo saper cantare pulito se voglio fare le distorsioni intonate. E aggiungo la mia distorsione, la ripreparo. Se sento che mi chiude, torno sempre al pulito, cioè. Caspita, ho chiuso troppo, ritorna alla nota, piano magari. Riamplificala. Prova a distorcere. Non ci ho messo 5 minuti a trovare questo equilibrio. Quello che vi voglio trasmettere è questo. Noi aggiungiamo cose. Come le aggiungi, le devi togliere se procurano danno, se procurano blocco, se procurano che non funziona. Torna allo step precedente, torna anche a due step precedenti, nel senso che riduci i volumi, riduci l'intensità, riduci le altezze e poi ritorni. Per quanto riguarda questo brano, l'attacco, non lo vedo benissimo. Un distorto subito lì all'attacco col tu suona male. Magari come l'ho fatto prima lo vedo un po' meglio sul love. Too much love we kill you. Forse sul kill sarebbe pure tematico. Too much love we kill you. Però mi sa che mi appesantisce troppo la melodia. Ma quelle poi sono scelte artistiche. Quindi ricordiamo, dal semplice al complesso. Dal leggero al pesante, dalla tonalità comoda alla tonalità, purtroppo quella reale, più impegnativa.